Eccoci, bentornati, ben ritrovati. Io ho continuato il video per finire quello che c'è nel vecchio baule della nonna, delle cose che mi hanno regalato e che non ho potuto pensare che fossero gettate, tutta questa storia, tutta questa pezzo di davvero di storia manuale, di storia delle nostre nonne, delle nostre famiglie, perché penso che ognuna di noi abbia avuto un po' una storia simile, no? Delle nonne che ricamavano, che comunque aggiustavano i vestiti, recuperavano da una camicia da notte, ne facevano uscire un'altra, magari la stringevano, l'allargavano, insomma. Se volete sapere qualcosa di più, andate al primo video che vi ho raccontato un pochettino. Adesso non mi dilungo e continuiamo con lo svuotamento del baule, altrimenti veramente arriviamo a notte fonda. Questa è pesantissima. Questo è un linone pesante pesante ed è un altro vestito che anche questo secondo me, ragazzi, va benissimo per l'estate con una bella cinturone in vita, magari di cuoio, abbinato ad una borsa fatta all'uncinetto, uno stile un po' vintage, o le borse quelle di juta con magari delle decorazioni all'uncinetto, dei centrini. Anche questa ha la manichetta con un piccolo smerlino che viene poi ripreso sullo scollo e su questo sprone riccamente ricamato. Bella. Lasciamola qua davanti, non so più dove mettere le cose. Ritorniamo poi ai sottobicchieri che dicevamo, e di qua ne abbiamo penso 12. Ci sono, sì, esatto, sono proprio 12. Guardate, che belli. E li lasciamo qua. Abbiamo poi dei rocchetti di merlettino di pizzo che si può riutilizzare, e questo io ho in mente delle borse che ci sta proprio bene. Anche qui abbiamo dell'altro pizzo, vediamo se riusciamo a... c'è un ago, vediamo, senza rovinare nulla questo, vediamo in un... lì, che belli. Ok, questo vabbè è un centro, ecco, a me i centri così all'uncinetto non piacciono, ma anche li ho tenuti lo stesso, che potrebbe essere la parte davanti di un cuscino. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo un'altra camicia da notte, questa è fatta a canottiera, sempre con il suo bel pizzo sul davanti, e anche questa mi va bene. Oh, come sono contenta! Ma che belle! Sempre con i bottoncini sulle spalle. Ultima camicia, penso, ma sapete che quasi quasi il video lo attacco tutto insieme perché pensavo ci fosse più roba, invece ci sono due cose voluminose. Questa è molto ingiallita, questa bisogna dargli una bella sbiancata, e qua ci sono invece delle iniziali che però non sono quelle della mia zia. Questa e questa. Sempre con la manichina, guardate qui la manichina con l'aggiunta per rendere, forse perché non c'era la stoffa e ne hanno presa un'altra, ma anche secondo me per rendere più comoda l'indosso della camicia. Questo è un lino, secondo me questa è vecchissima, questo è un lino meraviglioso. E penso, vediamo un po', no, ancora qualcosa, ecco, questi sono fatti ad aghi e
e sono da mettere sopra il copriletto. Guardate che meraviglia! Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Ci sono tutti questi, poi sono stati giuntati, sono fatti dei riquadri fatti da soli ad aghi e poi sono stati giuntati all'uncinetto. Giuntati. Qui c'è una piccola nappina fatta a macramè, se non ricordo male, questo dovrebbe essere il macramè. Vedete? Questo va ben stirato e inamidato in modo che rimanga ai quattro angoli e c'è il quadrato. Così. Sono fatti ad aghi, ragazze e ragazzi. Una piccola meraviglia con queste foglioline. Guardate, guardate che roba. Bellissime. E ne ho due. Uno e un due. Adesso qua non mi vedete più perché pian piano salirà alta roba. Poi vediamo questo. Questa è un copripiumino. Guardate, copripiumini quadrati che usavano. Io ho in mente che sul letto della mia nonna ce n'era uno con la fodera bordeaux e sopra aveva il copripiumino bianco che facesse risaltare il colore della fodera del piumino sotto. Questo è così quadrato e ai quattro angoli ha questo ricamo a intaglio. Non so se, vediamo se riusciamo ad aprirlo con la mano. Vedete sotto, c'è questo ricamo a intaglio. Meraviglia. Così, poi ce n'è un altro che invece ha un ricamo molto più fine. E se allora magari lo divido comunque. Questo è un po' più corto, però fa niente. E questo invece ha, questo è sul rosa, ma mi diceva la zia che non era all'origine rosa, ma è stato proprio la fodera del piumino bordeaux che poi ha colorato la stoffa. Non so se si riesce a vedere il ricamo, sì, si vede. Non ci sta più niente. Abbiamo un'altra meraviglia. Mia zia era veramente robusta. Qui ci sto dentro io due volte, però si può stringere oppure con una bella cintura in vita. Guardate la particolarità della manica, che meraviglia, con questo bordo a filè. Sì, ecco, questo è proprio fatto a filè. Mamma mia. Guardate che meraviglia, anche qua. Questo il davanti così, con questi inserti. Scompaio. Urca, ancora. Sì, vabbè, ma allora fanno apposta. Spero di non essere più interrotta da questi cavolo di pubblicità. Non rispondo neanche perché sono dei numeri che non conosco e sul numero di casa. Ormai abbiamo tutto il cellulare e sul numero di casa disturbano solo i disturbatori. Questa è una canottiera, guardate che bella, già formata canottiera. Devo soltanto aggiungerci, questo è il ricamo. Devo soltanto aggiungerci i bottoni e chiuderla così. Questa sicuramente quest'estate sarà bellissima da indossare. Poi abbiamo un altro copripiumino come quello rosina che vi ho fatto vedere. Un'altra camicia da notte barra vestito barra copricostume e anche questa dovrebbe andarmi bene. Sì. Questa è, a me sembra pelle d'uovo, è leggerissima con questo bellissimo ricamo, un pizzettino, bella, 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 bella.
Poi. Questo me lo ricordo con la spillettina dietro, guardate, si attaccava ai vestiti per dare più importanza al vestito. Io ricordo che la mia nonna Ernestina aveva un vestito di seta bordeaux con un pizzo sulle maniche e davanti aveva attaccato sotto il collettino di pizzo questo, non so come si possono chiamare, abbellimento. Questo è fatto a chiacchierino, sì, con delle piccole perline attaccate. Bellissimo. Poi una piccola cuffiettina da neonato. Troppo carine. Con il fiocchettino sul davanti, belle. Poi cosa abbiamo? Oh, un vestito da battesimo. Questo ho la certezza che ha più di 100 anni. Perché conosco. Questo non è un vestito, scusatemi, ho sbagliato. Era sì, comunque il porta infant si chiamava, non so bene come si chiamasse, magari sto dicendo una stupidata. Comunque si metteva dentro. Sì, il piumettino, materassino, si metteva dentro il bambino, si tirava su, si chiudeva, guardate qua, si chiudeva con i laccini. Ok, così e così, ed era pensato per il battesimo del bambino. Guardate che meraviglia, questa è seta sicuramente, con tutto questo pizzo meraviglioso. E si portava il bambino al battesimo appoggiato su questo. Io lo chiamo materassino, ma non era un materassino. E questo è il camicino abbinato. Ditemi voi se questi non sono dei tesori. Cioè, questi sono dei tesori preziosissimi. Questa seta è inesistente. Cioè, mamma mia. Guardate che meraviglia. Poi, questo che cos'è? Anche questo è un piccolo bolerino, che qui non ci entro neanche a morire, no, comunque è bello da tenere. Probabilmente un sottovestito o magari una camicia da notte che si era rovinata sotto, è stata tagliata ed è stato creato il bolerino. Possiamo immaginare davvero qualsiasi cosa con tutto questo pizzo. E questo così. E poi nulla, questo no. Questo è un altro pizzo fatto ad aghi, cioè guardate che meraviglia. Una cosa, che maestria, una cosa pazzesca. E come ultimo abbiamo un'altra canottiera. Queste io penso che quest'estate davvero le userò tantissimo, che sono della mia misura e anche se sono un po' larghine sono più comode, saranno fresche e mi porterò sul cuore veramente le storie un po' di tutte le nostre nonne, di tutte queste persone che hanno ricamato, confezionato in casa. La loro dote, i loro indumenti, il loro corredo, di chi li ha riutilizzati per farli diventare da camicie da notti, canottiere, da chi ha tagliato i bordi per poterli riutilizzare per fare altro. Io penso che in questo baule ci sia davvero racchiuso un pezzo della mia storia, perché tante cose sono parte della famiglia del mio papà e della mia zia, insomma. Ma ognuno di voi ci possa rivedere un po' parte della loro famiglia, delle loro tradizioni. Io penso che tutti, se avete più o meno la mia età, io adesso
Ho quasi 52 anni e penso tutti, no, abbiate un passato abbastanza simile al mio. E il poter aver recuperato queste meraviglie, mi rende davvero felice. Mi rende davvero felice perché, sono cose che poi i miei figli troveranno quando io non ci sarò più. Poi se vorranno se li butteranno, ma non penso Mattia ama questa tipologia di ricordi, e penso che sia bello sapere da dove veniamo e anche da quello che hanno fatto quelli che sono venuti prima di noi e che anche se avevano meno possibilità delle nostre, sono riusciti veramente a lasciarci, un pezzo di tradizione, un pezzo di vita, tanti ricordi. Insomma, io penso che questo sia un bellissimo tesoro che custodirò con garbo, con rispetto e che sicuramente se ci sono dei pezzi che posso riutilizzare e ho visto che ce ne sono, sicuramente riutilizzerò, in modo che insomma non siano stati vani i sacrifici di chi li ha fatti prima di me, insomma. Io spero di avervi fatto piacere con questo video, spero che anche voi abbiate gioito con me, abbiate bevuto un caffè, abbiate bevuto una tisana o magari un tè ghiacciato. Ci siamo tenuti in compagnia in queste due puntate, di questo svuota baule della nonna e abbiamo così fatto un viaggio nel passato insieme e sono sicura che tante di queste cose vi faranno ricordare, vi faranno rivivere dei momenti magari preziosi. Magari belli, magari malinconici, ma sono sicura che fanno parte anche della vostra storia, della vostra cultura. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qua, di aver fatto questo excursus e queste puntate speciali, non parlando di cosmesi ma di altro, ma lo sapete che il mio canale, Disordine Creativo, comprende tutto quello che è creativo e se questa non è arte, non saprei proprio come definirla. E vi aspetto nei prossimi video. Grazie per essere arrivati fino a qui e per avermi fatto compagnia in questo pomeriggio. Ciao!